qua. Abbiamo l'Eurostoxx, no? Che è il principale indice azionario europeo. Allora, qui in realtà troviamo il grafico del ratio. Vi commento l'altro grafico a voce, poi arriviamo su questo grafico e vi spiego perché l'ho inserito. Allora, la tendenza dei prezzi dell'Eurostoxx è impostata a rialzo, questo è il dato. A livello tecnico, l'area obiettivo di questo movimento rialzista probabilmente è l'area di 3.830-3.860 punti di indice, che non sono altro che i massimi registrati negli ultimi mesi. È dal 2015 che quest'area di resistenza ha contenuto tutti gli attacchi rialzisti, quindi è un livello di resistenza tosta che probabilmente le quotazioni a rialzo attuali andranno a lambire nelle prossime settimane. Osservando il grafico del ratio, quello che vedete in sfondo in questo momento è il ratio, cioè il rapporto matematico tra il valore dell'Eurostoxx, quindi il principale indice azionario europeo, e il VSTOXX, che è il suo relativo indice della volatilità. E andando a dividere proprio da un punto di vista matematico, no, questi due valori, noi otteniamo una nuova serie storica che si chiama appunto ratio, che possiamo analizzare in vari modi, tra cui possiamo applicare un'analisi collegata alla volatilità, stile bande di Bollinger, no? Per andare a ricercare quelli che sono gli eccessi, no? Gli eccessi ribassisti, quindi quando il ratio chiude sotto la banda inferiore, vedete in automatico si colorano quelle barre di blu, abbiamo delle cosiddette buy opportunity di breve o di medio periodo, quindi livelli dove c'è una particolare tensione sul prezzo, è un modello che segue un po' la logica del famoso banchiere Rothschild, che diceva il momento migliore per comprare sui mercati è quando scorre il sangue, no? Ecco, quelle sono le fasi di ribasso incisive da questo punto di vista, no? In cui crollano i prezzi e si impenna la volatilità, per dare un'idea. Al contrario, invece, quando abbiamo un eccesso rialzista, vedete le barre si colorano di rosso e abbiamo una situazione di, al contrario, di particolare euforia dei prezzi e di generale euforia, diciamo così, per scomodare anche un po' la finanza comportamentale. E quindi sono fasi dove occorre drizzare le antenne, no? Fatto, Gli Gabriele, investitori ha in genere fanno il creato contrario, no? un Sono indicatore di tranquilli e sentiment. spensierati. Dimmi, scusa, Michele. Di fatto hai creato un indicatore di sentiment in questo modo, sull'Eurostoxx Beh, 50. Dio, sì, beh, diciamo che come stavo dicendo, sì, in realtà ho individuato un indicatore che si basa su prezzi e volatilità, però in realtà è indice anche della finanza comportamentale, della psicologia umana. Gli investitori fanno esattamente il contrario di quello che fa questo grafico, cioè questo grafico ti dice compra quando c'è il sangue sui mercati e stai attento quando c'è euforia. Gli investitori fanno esattamente il contrario, no? Quando il mercato sale sono tutti tranquillissimi, felicissimi, in realtà è esattamente il contrario, è lo scenario più pericoloso, no? Quando sei sul tetto è più facile cadere giù che iniziare a volare, no? Ecco, avviene anche sui mercati finanziari. Quindi questo grafico, per tornare al nostro dato, che cosa si nota? Beh, si nota che vedi nell'ultima parte le quotazioni del ratio, qui è su base settimanale, sono vicino alla fascia alta di oscillazione, ma non sono in una situazione di eccesso rialzista. Questo vuol dire che probabilmente l'indice Eurostoxx ha ancora del margine per crescere fondamentalmente da questo punto di vista. Quindi non ci sono ancora, per chi avesse posizioni long in portafoglio, gli estremi per correre a vendere, no, l'azionario europeo. Questo è il concetto. Dal punto di vista operativo, quello che è saggio fare in questi contesti è alzare i livelli di trailing profit, no? Quindi cercare di lasciar correre i prezzi, perché potrebbero avere ancora un margine, ma al tempo stesso andando poi a proteggere le posizioni, perché questi modelli ovviamente ti danno una buona indicazione operativa, ma non sono certo, no, infallibili. Quindi da questo punto di vista il dato è quello. Chi ha posizioni in essere conviene mantenerle agendo con il trailing profit.